Bentrovati amici di Culturando, una nuovissima puntata davvero molto importante, la definirei così, perché comunque siamo a Mantova città che appunto vede una grandissima storia dell'arte e è notissima anche per la sua comunità ebraica, insomma la più antica potremmo dire. E in parte a me, Giulio Buzzi, è sempre un piacere ritrovarti nella nostra trasmissione, e siamo qui perché oggi presenti nuovamente il tuo libro dedicato a Michelangelo. Però ebbene, tu da studioso dell'ebraismo quale sei, insomma, fare un accenno da questo punto di vista. Sì, Mantova è, diciamo così, nel mio cuore, nella mia biografia, e anche per l'ebraismo, perché soprattutto per l'ebraismo, perché ho studiato ebraismo mantovano penso dagli anni '80. E è un'occasione, questa presentazione, per seguire un percorso un po' diverso nell'approccio verso Michelangelo che ho adottato nel libro, e cioè quello, se non dell'ebraismo diretto, sicuramente della Bibbia. C'è un Michelangelo che si può leggere attraverso la Bibbia ebraica, e lui era stato un grande lettore della Bibbia e un grande interprete della Bibbia. Per cui oggi, così, agli amici mantovani e assieme a Ugo Bazzotti, il grande storico dell'arte, pensavo di proporre una lettura biblica del Tondodoni, soprattutto dello sfondo del Tondodoni, di questi personaggi che vengono definiti di solito come nudi, ma che nudi non sono del tutto, e credo, e ho scritto nel mio libro, che invece questa scena di sfondo possa essere letta come un'allusione al Giuseppe biblico, nel senso che viene strappato in realtà una veste a uno di questi personaggi. E la mia ipotesi nel libro, che oggi voglio ripercorrere, è che si alluda a Genesi 37, cioè a quando i fratelli invidiosi, gelosi di Giuseppe gli strappano la tunica variopinta. Credo che Michelangelo voglia alludere a questo sullo sfondo. Un'altra lettura che propongo oggi è della, che c'è nella biografia, è questa strana figura che compare nella messa a morte di Pietro nella Cappella Paolina, questa figura che è stata definita del pellegrino, che credo che abbia come spunto iconografico uno dei due daci prigionieri ora al Museo Archeologico di Napoli, di cui è attestata la presenza nelle collezioni farnese all'inizio degli anni 40 del Cinquecento, e che quindi Michelangelo aveva visto, e che poi questa figura da un margine della scena della Cappella Paolina cresce, io credo, e si trasforma nell'interiorità di Michelangelo, nella Pietà Bandini e poi nella Pietà Rondanini, assumendo una trasfigurazione, diciamo così. Quindi è una ricerca di un altro Michelangelo, di un Michelangelo di iconografia più sottile, più difficile, più complessa, allusiva, ma di un Michelangelo biblico e interiore. Quindi il non detto, che invece dice tantissimo. Sì, è un grande, Michelangelo è un grande perché non dice in maniera palese, anche se lui sembra un autore, diciamo così, forte e che si impone visivamente, è anche un grandissimo autore di allusioni. E poi lo ricordiamo comunque, il tuo libro non è un libro di storia dell'arte, ma è un libro della storia, di una vita. Mi piace tantissimo come apri il libro in questo, appunto, con queste frasi. E poi singolare che Michelangelo era un personaggio sempre in evoluzione. Cioè, racconti che si trovano dei fogli con delle bozze e in parte addirittura la lista della spesa. Sì, anche perché la carta costava e lui era molto parsimonioso. E poi perché riusava, c'è questo impeto creativo, e quindi nella sua pagina si uniscono, si accostano proprio materialmente l'altissimo e il quotidiano, come in realtà nella vita. Non siamo grandi come Michelangelo, per carità, come nella vita di tutti noi ci sono vari registri che poi si mescolano. Quindi un Michelangelo a 360 gradi è da leggere. Da leggere e da scoprire con gli occhi anche. Grazie mille. Grazie a voi.